Bentrovati su Sky TG24. Il faccia a faccia che sta per iniziare si chiude con una dichiarazione di Letizia Moratti che Giuliano Pisapia, candidato del Partito Democratico a sindaco di Milano, ci ha diffidato dal mandare in onda. Riteniamo che sia nostro diritto, oltre che nostro dovere di cronaca, trasmettere l'intero confronto che si concluderà con una precisazione del nostro direttore Emilio Carelli. Partiamo allora dal problema della sicurezza, da Giuliano Pisapia. Allora, se lei verrà eletto sindaco, quale sarà il fulcro della politica sulla sicurezza a Milano? Beh, la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e il sindaco ha il dovere di garantire ai propri concittadini la sicurezza. Oggi purtroppo Milano è troppo spesso insicura e soprattutto c'è una sensazione, una percezione di insicurezza soprattutto nei quartieri periferici. Per quanto mi riguarda, io ho approfondito molto nella mia professione come Presidente della Commissione per la riforma del codice penale, come Presidente della Commissione giustizia, il tema della sicurezza e di come garantire la sicurezza a tutti. Ed ho trovato delle risposte. Innanzitutto le risposte derivano dal fatto che non è possibile, perché si è dimostrato controproducente, l'insieme delle ordinanze, i cosiddetti coprifuoco, come quelle che il sindaco Moratti ha fatto in questi mesi, perché hanno spento i luoghi e hanno spento le luci e soprattutto hanno chiuso i luoghi di aggregazione, che sono quelli che danno un senso di sicurezza. Hanno chiuso i luoghi dove i giovani potevano trovarsi e quindi non andare in giro purtroppo a trovare situazioni difficili e dove gli anziani si potevano ritrovare in modo da avere non più il senso di solitudine, ma avere veramente insieme il senso della comunità che li proteggeva e che si proteggeva a vicenda. Ho studiato, dicevo, molto il tema della sicurezza e credo che andando a vedere cosa è successo in altre città d'Italia e come si sono risolti i problemi in altre città d'Italia e d'Europa, la soluzione è semplice. I vigili di quartiere sono fondamentali. Milano dovrebbe avere 500 vigili di quartiere, purtroppo sul territorio ce ne sono meno di 50. Invece il vigile di quartiere, il vecchio Ghisa, come una volta c'era Milano, che aveva un rapporto di solidarietà, di conoscenza, di confidenza con i cittadini, che riusciva a capire immediatamente se c'era qualcosa di anomalo, era ed è e dovrà essere e sarà quando sarò sindaco io uno strumento fondamentale per restituire la sicurezza ai cittadini. Voglio ricordare due esperienze che ho approfondito, quella di Madrid e quella di Barcellona. Lì non si sono dati incentivi, sia economici, sia come encomi, ai poliziotti che hanno fatto più arresti, ma ai poliziotti che hanno fatto diminuire i reati e ai vigili che non hanno dato più multe, ma ai vigili che sono intervenuti e hanno reso più tranquillo e più sicuro il quartiere. Sindaco Moratti, lei lascia una città più o meno sicura di quando venne eletta. Il risultato più importante del suo mandato, cosa resta ancora da fare? Il risultato del mandato è molto chiaro, sono i dati che la prefettura ha dichiarato, quindi negli ultimi 3 anni i reati nella nostra città sono calati del 48%, dati della prefettura, e nel 2010 l'indice tendenziale è di meno 10%, quindi questi sono i dati reali. Certo, ci può essere una percezione della sicurezza diversa, perché ogni persona quando è toccata dal problema sicurezza, e certamente di reati nella nostra città ancora ce ne sono, come ci sono in tutte le grandi città, può sentire sulla propria pelle questo problema. Noi siamo intervenuti con le ordinanze, probabilmente il candidato Pisapia non conosce le ordinanze che sono già finite per quanto riguarda i luoghi di aggregazione, quindi le ordinanze di Corvetto, le ordinanze di Padova, le ordinanze di Imbonati. Quelle sono già terminate, mentre abbiamo mantenuto le ordinanze sugli immobili che ci hanno permesso di identificare moltissimi irregolari, moltissimi clandestini, tra l'altro in immobili che presentavano anche rischio poi di avere situazioni igienico-sanitarie o addirittura rischi per la sicurezza delle persone come caldaie che possono scoppiare se non tenute in ordine, che sicuramente hanno dato ottimi risultati. Forse non conosce neppure le leggi nazionali per quanto riguarda la differenza tra sicurezza e ordine pubblico, perché certamente i nostri vigili collaborano in prima linea e hanno fatto tantissime operazioni. Ricordo l'alleggerimento dei campi nomadi irregolari e regolari, ma la sicurezza intesa come ordine pubblico è compito della polizia e delle forze dell'ordine. E quindi direi che i risultati ci sono, certamente c'è da fare ancora molto, lo faremo con convinzione, certamente non lo faremo come aveva proposto Pisapia.
aprire i centri clandestini per gli immigrati irregolari. Parliamo adesso, le vuole replicare? Sì. Prego. Beh, mi dispiace che la signora Moratti abbia imparato dal suo Presidente del Consiglio, capolista del PDL, cioè di dire cose non vere. Io non ho mai parlato di chiusura dei CIE e ho sempre parlato invece di un altro metodo, che è il metodo Milano, perché stiamo parlando di una propaganda e di una competizione elettorale a Milano, e vorrei dirle che le ordinanze sì sono state cancellate, ma dalla Corte Costituzionale, perché legittime, così come vorrei ricordarle che sono i suoi candidati vice sindaco a dire cose contrastanti. C'è oggi Decorato che continua a dire che dovranno esserci sempre più ordinanze e Salvini che invece dice che ci vuole invece sempre più movida. Mi sembra che c'è un contrasto assoluto rispetto alla coalizione che appoggia il candidato sindaco e l'attuale sindaco Letizia Moratti. Sono assolutamente convinto invece che quello che io ho portato e che nel mio programma è previsto non è quello che in maniera ingannevole viene fornito come dato della mia posizione su Milano, ma invece io su Milano credo fortemente che è gravissimo che i vigili di quartiere siano stati utilizzati e continuano a essere utilizzati per fare la scorta al vice sindaco o per lavorare negli uffici, mentre loro vorrebbero essere in mezzo alla gente, tra il territorio, per dare quella sicurezza e soprattutto quella sensazione di sicurezza che i cittadini meritano e di cui hanno diritto. Un minuto anche a lei per la controreplica. Il candidato Pisapia è stato il primo firmatario di una legge che propone l'abolizione dei centri di identificazione dei clandestini, quindi questo significherebbe i clandestini liberi in città, quindi delle due l'una: o si rimangia la posizione che aveva preso come primo firmatario di questa legge, oppure sarebbero i clandestini liberi in città. Secondo, i vigili nei quartieri ci sono, con una nuova forma che è quella del pattugliamento di quartiere, con pattuglie che 24 ore su 24, su tre turni, pattugliano a velocità ridotta e con i lampeggianti per dare sicurezza nei quartieri, privilegiando le periferie naturalmente al centro rispetto ai cittadini durante il giorno e durante la notte. Quindi ci sono con modalità diverse. Voglio solo anche dire che noi ieri abbiamo vinto il premio della pubblica amministrazione per le modalità con le quali stiamo affrontando il problema della sicurezza. Nel 2006 avevamo una possibilità di valutare i rischi, le criticità, che oggi abbiamo migliorato moltissimo anche con le nuove tecnologie. Bene, per i milanesi un altro problema, molto collegato anche a questo, della sicurezza è il problema dell'immigrazione, immigrati clandestini e non. Letizia Moratti, la campagna della Lega Nord a supporto della sua candidatura a Milano riporta sul poster Stop agli immigrati. Lei condivide, appoggia questa politica del blocco degli immigrati sostenuta dalla Lega? Le fa piacere ricevere i voti dalla Lega per la sua lista e anche per lei personalmente, anche in presenza di questo messaggio? Milano è una città che accoglie, abbiamo nella nostra città oltre 200.000 immigrati regolari che provengono da 161 paesi diversi, quindi dire che Milano non è una città accogliente è dire una grande falsità. Milano è una città che accoglie, Milano è una città che integra attraverso progetti di integrazione nelle scuole, che tra l'altro io ho promosso come ministro per portare il modello italiano come il miglior modello di integrazione tra il modello inglese, che è un modello che ghettizza, e il modello francese, che assimila. Noi quindi crediamo moltissimo nell'integrazione e nella scuola come modello di integrazione e nei centri culturali come modello di integrazione, ma anche nello sport. Guardi, a Milano ci sono delle squadre sportive, per esempio di cricket, che mettono insieme ragazzini dello Sri Lanka e ragazzini italiani. Questo è un bellissimo esempio di integrazione, ma integrazione significa anche rispetto delle regole, quindi significa legalità. Il nostro binomio è inscindibile: sicurezza e legalità. Accoglienza e legalità. Abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrare che siamo una città accogliente, ma lo siamo nella legalità. Quindi per questo abbiamo fatto una politica estremamente rigorosa nei confronti dei campi irregolari. Quindi la politica nostra è quella della chiusura dei campi irregolari e l'alleggerimento dei campi regolari, perché molte volte nei campi regolari succedono anche episodi che non sono
episodi legali, quindi le persone sfruttano i propri figli e non li mandano a scuola, e noi questo non lo vogliamo. Noi vogliamo che i bambini degli immigrati vadano a scuola, abbiano tutte le facilitazioni che devono avere, e quindi per far questo gli immigrati giustamente devono decidere di integrarsi. Per quelli che decidono di integrarsi, la nostra città ha sempre avuto e continuerà a avere le porte spalancate, ma sarà sempre molto rigorosa per chi non vuole integrarsi e per chi delinque. Pisapia, la politica del centro-sinistra sulla immigrazione, e poi si discute da anni a Milano di fare di costruire una grande moschea. Se lei sarà sindaco, consentirà la costruzione di questa moschea? Ma l'immigrazione può e deve essere una risorsa, è una risorsa per Milano, è una risorsa per il Paese. Chiaramente l'immigrazione deve essere regolamentata come è prevista dall'attuale legge, che peraltro in alcuni punti non condivido, perché come lo stesso Fini, che è uno dei firmatari, riconosce, è una legge che su alcuni punti importanti non dà la risposta giusta. E allora, quando non si dà la risposta giusta, uno dovrebbe avere il coraggio di fare autocritica, di valutare e di cambiare linea, cosa che invece non è stato fatto dal Popolo della Libertà. Ma per quanto riguarda Milano, perché questo mi interessa, il problema è proprio quello della coesione sociale, che deve partire dalla scuola. È l'integrazione che aiuta a integrare i bambini. Quella scuola pubblica importante, che purtroppo lei, Ministro, non ha molto aiutato a far diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Ma in ogni caso, a me interessa parlare di Milano, e continuo a dire che solo con l'integrazione, con l'aiuto, supportando anche all'inizio con un microcredito garantito dal Comune, la possibilità di creare sviluppo, di dare lavoro ai giovani migrati o non migrati, migranti o non migranti, noi possiamo non solo dare maggiore sicurezza al lavoro, diritto al lavoro a tutti, indipendentemente da dove provengono. Poi ci sono il problema dei poveri, ma qua è il problema dei poveri, che è un problema importante a Milano, non riguarda i migranti o gli italiani. Purtroppo oggi la povertà è qualcosa che cresce non solo a Milano, e su questo dobbiamo dare risposte, ritornando a quel welfare a Meneghino, che tanto è stato capace di dare possibilità a tutti, di dare speranze a tutti, di dare capacità a tutti di avere un lavoro, e soprattutto diritto a tutti di avere una possibilità di sviluppo culturale, sociale ed economico. Per quanto riguarda la moschea, credo che sia importante, specialmente se pensiamo all'Expo 2015, avere un luogo per tutti coloro che saranno milioni, io spero milioni veramente di stranieri che verranno in Italia, di qualunque religione siano, di avere un luogo dove poter esercitare quello che è un diritto sancito dalla Costituzione. Parliamo delle periferie, un altro tema molto sentito dai milanesi. Resta indubbiamente un problema ancora da risolvere, un terreno di cultura della illegalità. Ne è un esempio il fenomeno anche delle gang straniere, come un fenomeno che sta aumentando, come è capitato anche un paio di settimane fa. Ecco, qual è il suo piano speciale per le periferie, se ne esiste uno? Il piano, che non dovrebbe essere speciale, dovrebbe essere la base di un sindaco, è quello di restituire alle periferie quella dignità che purtroppo oggi non hanno. Non hanno perché sono state dimenticate, sono state ignorate. Io ho girato le periferie in questi lunghi mesi di ascolto di Milano, da Baggio al Quarto Giaro, dal Giambellino, a tutte le zone di Milano, e ho scoperto purtroppo un degrado che deriva da grandi responsabilità, la responsabilità di chi ha il dovere, che è compito del Comune per quanto riguarda le case popolari, di fare quella manutenzione ordinaria che non crea più situazioni difficili, per cui un anziano che, o un disabile che abita all'ottavo, al decimo piano, si trova, quando quella casa, quell'immobile c'ha l'ascensore, è l'ascensore che funziona un giorno sì e un giorno no, e una settimana sì e una settimana no. Allora la soluzione è quella di dare più potere ai consigli di zona, il che significa dare più potere ai cittadini. Io credo fermamente che i consigli di zona debbano ritornare ad essere quelle che sono state in passato, e cioè dei luoghi dove ci sia un continuo rapporto tra i cittadini e coloro che abitano in quella zona e in quel quartiere. Chiaramente bisogna poi essere presenti nel consiglio di zona, non bisogna fare, gentile signora Moratti,
quello che lei ha fatto in questi anni, in questi 5 anni, è stata solo per il 7% presente alle votazioni del Consiglio Comunale, non ha frequentato i consigli di zona, dove invece si capisce la situazione reale della città e soprattutto delle periferie. I consigli di zona dovranno avere delle risorse effettive, dei poteri effettivi, e anche una parte del bilancio dei consigli di zona dovrà essere deciso dagli abitanti di quella zona, perché chi meglio degli abitanti di quella zona può sapere e dare delle indicazioni se ci sono 1.000, 2.000, 5.000 euro a disposizione, se è più urgente, più utile tappare le buche che, dove spesso si fanno male gli anziani e i bambini, o purtroppo dare più verde a quel quartiere che di verde non ne ha. Letizia Moratti, per il centrodestra esiste un problema di vivibilità delle periferie? Poi che cosa risponde alle accuse di Pisapia di essere stata assente nei consigli di zona? Ma io sono stata molto presente in città, quindi ho calcolato l'altro giorno più o meno circa 300 visite in tutte le periferie della città. Pisapia ha menzionato 3 luoghi, Giambellino, Quarto Giaro. A Quarto Giaro abbiamo riqualificato Villa Scheibler, che è una bellissima villa con un parco stupendo, dove ormai una 40 di associazioni fanno vivere e rivivere questo quartiere. E tra l'altro proprio a Quarto Giaro abbiamo messo il primo distributore d'acqua gratuita milanese al Parco Lessona. Ha citato Giambellino, a Giambellino abbiamo creato il distretto di commercio urbano e questo distretto ha riqualificato Giambellino, ma potrei citare tante altre cose. Ha citato Baggio, a Baggio abbiamo riqualificato la chiesa, abbiamo dato spazio alle associazioni come il Gabbiano, quindi abbiamo lavorato con tutte le associazioni, con i consigli di zona e con le associazioni. Nei consigli di zona abbiamo inserito una serie di consulenti volontari gratuiti che danno servizi ai cittadini. Proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato, tra gli ultimi servizi, il servizio di consulenza per gli acquisti, perché le persone che non hanno tanti mezzi possono, attraverso questo servizio gratuito, avere la possibilità di leggere meglio le clausole assicurative o bancarie e sapere come tutelare i loro diritti. Abbiamo presentato il lavoro volontario dell'associazione dei condomini, che aiuta i proprietari di casa a sapere come gestire le problematiche relative alla propria casa. Abbiamo investito molto, abbiamo investito nell'illuminazione delle periferie, abbiamo investito nel verde nelle periferie, ne potrei citare tante, potrei citare da Stasera a Grattosoglio a Lorenteggio, quindi sono davvero tantissime le periferie che abbiamo iniziato a riqualificare e alcune completato nella riqualificazione. Ma sicuramente abbiamo lavorato moltissimo sulle periferie, privilegiando il verde anche nelle periferie e non in centro. Bene, passiamo ora a un tema bollente, caldissimo a livello nazionale ma anche a livello milanese, il tema della giustizia. Secondo il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a Milano c'è un problema di giustizia, in particolare il Premier se la prende con la Procura milanese, dice che da anni realizza un attacco sistematico, politico, prima ancora che giudiziario. Allora lei, Letizia Moratti, vorrei chiedere, è d'accordo? È anche d'accordo su questo fatto che il Premier chiederà una commissione d'inchiesta? Io mi occupo dei problemi milanesi, credo che i miei concittadini questo è quello che vogliono da me e credo di voler stare sul mio programma, che è un programma preciso, un programma concreto, è un programma che si occupa di tutte le attenzioni che i cittadini chiedono per quanto riguarda le politiche sociali, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda il verde, per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda la cultura. Quindi ho visto nel programma del candidato Pisapia tante cose che noi abbiamo già fatto, così ne cito alcune perché le ho viste scritte, ma per esempio lo sportello per le attività produttive, lo sportello per gli stranieri, che c'è già, l'abbiamo già realizzato nelle zone tra l'altro, i custodi sociali che abbiamo già realizzato, una rete di, erano 25, adesso sono 200 custodi sociali che intercettano il bisogno dei cittadini e quindi riescono a prevenire il disagio sociale. Ho visto il tema del microcredito, microcredito l'abbiamo già realizzato attraverso una fondazione che si chiama Welfare, fatta con CGL, CISL, UIL e Camera di Commercio, che eroga microcredito alle persone
che hanno perso il lavoro e che non hanno altri ammortizzatori sociali. Ho visto citata l'efficienza energetica, abbiamo un piano di 300 milioni di euro in parte già realizzato per allacciare, come abbiamo già fatto, 230.000 famiglie col teleriscaldamento, che significa energia pulita. Ho visto il sostegno ai genitori separati, probabilmente lui non sa che abbiamo già parecchie case, la casa di Via Vallazza, la casa di Porto del Mare, la casa degli Appennini, che sono già state date ai padri separati. Ho visto citato la necessità di avere un museo delle culture del mondo, è già in fase di realizzazione, sarà completato quest'anno e aperto l'anno prossimo. Ho visto citato le residenze universitarie, ne abbiamo completate 1.600, 1.200 sono in fase di completamento, 400 è un protocollo che abbiamo firmato 3 giorni fa. Allora, il candidato Moratti non ha risposto sulla domanda della giustizia, ne ha colto l'occasione per raccontare quello che hanno fatto. Vediamo se lei invece risponde sulla giustizia. Cosa pensa della Procura di Milano? E tra l'altro la Moratti in queste settimane l'ha accusata di avere anche un atteggiamento contraddittorio sui temi della giustizia. Mentre lei si fa fautore di una proposta sull'indulto ai terroristi, dice la Moratti, tollera che i suoi compagni di partito bollino come delinquenti dei semplici amministratori indagati. Ma cosa risponde? Forse il sindaco Letizia Moratti dovrebbe capire la distinzione tra garantismo, che significa garantire a tutti il giusto processo, la presunzione di non colpevolezza, e invece il garantire l'impunità, come vorrebbe il capolista della sua lista principale, garantire chiaramente a se stesso attraverso le leggi ad personam, attraverso scappare dai processi, perché io avevo molto apprezzato da parte del Presidente del Consiglio che questa volta, dopo non essersi mai presentato a processi, aver sempre cercato di rimandare, di trovare cavilli per non presentarsi, di essere presente alle udienze, ma se poi si trasforma le udienze in mezzi emotivi, momenti di propaganda elettorale, allora questa è sbagliata. C'è una frase di un grande giurista che diceva: quando la politica entra nelle aule di giustizia, la giustizia ne scappa inorridita. Questo dovrebbe imparare l'attuale sindaco e dirlo soprattutto al capolista della sua lista principale. Detto questo, il problema della giustizia è un problema nazionale che giustamente non si può risolvere a livello locale, però a livello locale si può fare molto per la giustizia. Innanzitutto creare un clima che possa portare, soprattutto sulle controversie civili, a livelli di mediazione sui rapporti di lavoro, sulla giustizia, l'essere presente quando ci sono contrasti tra datore di lavoro e lavoratore e si rischia la disoccupazione, nuovi licenziamenti, allora quella è giustizia, quello significa intervenire per fare giustizia nella città. Non a caso sindaco, come parola, significa amministrare la città con giustizia, allora significa ascoltare tutti, parlare con tutti, vedere anche le posizioni diverse e trovare quel punto di equilibrio che purtroppo il sindaco non ha fatto in questo periodo, perché è sempre stato dalla parte dei poteri forti. Io credo che invece bisogna trovare il punto di equilibrio tra posizioni diverse, tra soluzioni diverse e soprattutto tra aspettative diverse, sapendo che il compito del sindaco, se Milano ritornerà quella grande città che è stata un tempo, sarà un compito che potrà risolvere non solo i problemi di Milano, ma anche aiutare a risolvere i problemi dell'intero paese. Entrambi però non avete risposto, abbiamo una manciata di secondi prima di andare a nero pubblicità, sulla commissione d'inchiesta proposta da Berlusconi. Un sì o un no, lei è d'accordo? Posso rispondere a questo, perché io credo che sia ingiusto che lei dica che io sono ho relazioni con i poteri forti. Le chiederei di dire quali sono i poteri forti, perché io sono una persona indipendente, una persona che si è messa al servizio della propria città, una persona che non ha legami con nessuno se non con i propri cittadini e con la propria coscienza. Lei in questo caso mi sembra che più che candidato sindaco parli d'avvocato, forse è comprensibile visto che lei è un avvocato. Ma io credo che ai cittadini interessi sapere quali sono i programmi, è su questo che ci dobbiamo misurare, qual è la sua visione di Milano, non semplicemente in astratto la giustizia che è un tema nazionale. No, però aveva diritto a una replica, lei ha diritto a un minuto di controreplica, poi andiamo a nero. Innanzitutto vorrei dire alla signora Moratti che di lobby da cui lei dipende ne ha parlato anche sua cognata, quindi direi in un'intervista pubblica. Aggiungerei che il piano del governo, dica quali sono, faccia i nomi. Si è innervosita? No, si è innervosita. Però dobbiamo lasciare la controreplica. Si è innervosita. Il piano del governo del territorio è chiaramente un regalo agli immobiliaristi, perché non... Faccia i nomi.
Beh, agli immobiliaristi non vuole più di così, mi sembra che sia assolutamente evidente. E perché lei sa benissimo che Milano non ha bisogno di grattacieli e quindi di rapporti con chi costruisce grattacieli o case di lusso, ha bisogno di housing sociale che c'è all'interno del piano di governo del territorio, ma perché è stato un emendamento dell'opposizione, lei lo sa bene, forse non era in aula, è stato un emendamento dell'opposizione su cui si è trovato un accordo e soprattutto un'edilizia popolare per chi oggi vive in case che non sono dignitose. Per quanto riguarda la commissione d'inchiesta è una vergogna solo che si sia richiesta, perché la divisione dei poteri è un punto fermo della democrazia. Parliamo dell'Expo. Ecco, grande tema dei prossimi anni, dopo mesi e mesi di polemiche finalmente stanno partendo le prime iniziative concrete, le prime opere. Ecco, in che modo l'evento potrà essere sfruttato a favore dei milanesi? Quali sono i rischi legati alla costruzione delle strutture, delle infrastrutture dell'Expo, il verde, la speculazione? Ecco, se lei sarà sindaco, come intende evitarli? Beh, purtroppo devo dire che non sono stati mesi di polemiche, sono stati anni di polemiche, nel senso che è 3 anni che l'Expo, che peraltro è stato ottenuto dall'Italia per merito sicuramente del sindaco di Milano, ma anche e soprattutto del governo Prodi, di Emma Bonino, che oggi mi appoggiano e che si sono spesi perché l'Expo fosse assegnato a Milano. In questi 3 anni non sono stati risolti i problemi principali dell'Expo, ci sono stati litigi, doppi stipendi, le nuove società che sono state costruite senza neppure chiedere l'approvazione o il voto in consiglio comunale, che contrasta con le regole base della democrazia e del rapporto con i cittadini. Detto questo, io guardo all'Expo futura, quella che servirà a Milano, rilancerà lo sviluppo economico, sociale e soprattutto anche culturale di Milano, dell'area metropolitana e dell'intera Italia. Essere sconfitti e perdere credibilità sull'Expo significa perdere una grandissima occasione. Io vedo un Expo che non sia una fiera di paese limitata ai 6 mesi dell'esposizione internazionale, ma che parta da oggi finalmente con grande unità. Da questo punto di vista c'è una grande disponibilità per far sì che l'Expo possa dare rilancio economico a Milano attraverso tutta una serie di interventi che possano dare lavoro ai giovani, eliminare quel precariato per i giovani che oggi è troppo diffuso e che dà loro nel presente e nel futuro, dare tanti luoghi di aggregazione, di cultura e creare quelle infrastrutture che sono indispensabili per far ritornare Milano, quella città non solo metropolitana, ma quella città che, come era in passato, è stato, dovrà ritornare ad essere punto di riferimento in Italia e in Europa. È chiaro che per arrivare a questo obiettivo bisogna cambiare completamente il metodo. Basta litigi, basta dopo gli stipendi, guardare alla città e al futuro della città e non guardare a piccole cose, a piccole litigi, a chi comanda una o a chi ha una maggioranza in una società piuttosto che nell'altra. Guardiamo al futuro di Milano e di milanesi. Letizia Moratti, allora cosa farà lei se sarà riconfermata sindaco per trasformare l'Expo in una grande occasione di rilancio per Milano, ma anche per evitare tutti i problemi legati, abbiamo detto prima, alla speculazione, alla cancellazione del verde, eccetera. Forse Pisapia era distratto in questi anni, non si è accorto che noi abbiamo lavorato per Expo con risultati molto precisi. L'accelerazione di tutte le infrastrutture di trasporto regionali, quindi la Brebemi, la TEM, la Pedemontana, sono figlie di Expo. E i finanziamenti di 12 miliardi di euro sono arrivati anche grazie ad Expo e i lavori sono partiti, così come sono partiti i lavori delle metropolitane, così come i lavori dell'M4 e dell'M5 che da Bignami vanno a San Siro e da Lorenteggio a Linate sono anche grazie ad Expo, perché li abbiamo inseriti nel dossier di registrazione. Forse non ha visto neppure l'inaugurazione del nuovo centro congressi di 18.000 posti, il più grande d'Europa, che con un convegno medico internazionale abbiamo già inaugurato la settimana scorsa. Forse non si è accorto del rilancio di Malpensa, che anche questo è figlio di Expo, perché mentre il governo Prodi aveva nella clausola di vendita di Alitalia bloccato la possibilità per Malpensa di crescere, il governo Berlusconi ha concesso la rinegoziazione dei diritti, la liberalizzazione degli slot, e questo ha permesso a Malpensa di avere oggi più destinazioni servite di quanto non ne avesse prima dell'abbandono di Alitalia. Tutto questo è già figlio di Expo, come figlia di Expo sono gli oltre 50 accordi che noi abbiamo già firmato con tante città, perché Expo è un progetto nazionale,
come la partecipazione che già abbiamo di 28 paesi che già oggi hanno confermato. Expo è sicuramente una grande opportunità, mi fa piacere che finalmente Pisapia se ne accorga e mi fa piacere che pensi che sia anche un'opportunità di lavoro, perché questo lui l'aveva negato. La Bocconi stabilisce che saranno 60.000 posti di lavoro medi annui per Expo, sicuramente moltissimi per i giovani. Questa è Expo che lascerà un'eredità di un grande parco nella nostra città e un'Expo culturale e diffusa sul territorio. Bene, Pisapia chiede la replica, sì. Un minuto di tempo. È incredibile, perché si è parlato di Pedemontana, di cui si parla, e già c'erano stati finanziamenti 10 anni fa, quando di Expo non si parlava assolutamente. Si è parlato di linee 4 e 5 della metropolitana, che, se vuole glielo faccio rivedere, glielo ricordo, era un impegno che si era preso 5 anni fa di terminare entro quest'anno, e invece non sono ancora di fatto iniziati. Si è parlato di Expo, di cose e di progetti che erano ben precedenti all'Expo. L'Expo è una cosa particolare, fondamentale, che non potete sprecare per la città, non potete buttare via per interessi che riguardano ad esempio la campagna elettorale. L'Expo deve guardare lontano, deve dare tanto ai milanesi, e soprattutto non si può svendere come qualcosa che non c'entra nulla con l'Expo per qualcosa fatto per Expo. E la dimostrazione più completa è il ministro Tremonti, che è sempre stato un Expo scettico, e però in campagna elettorale è venuto a dire che forse la centrosinistra non saprà gestire l'Expo. Noi lo gestiremo bene, nell'interesse di Milano e di milanesi. Voglio ribadirlo con forza e con convinzione. Letizia Moratti, un minuto anche lei per la controreplica. Il ministro Tremonti fin da subito ha dato tutti i fondi necessari per Expo, dalla prima finanziaria i fondi per Expo, 1.750 milioni di euro, non sono mai stati toccati, basta guardare le tabelle della finanziaria, quindi guardate quelle. Secondo, mi domando come farà il centrosinistra a gestire Expo quando, e cito due casi, da un lato voi avete al vostro interno i comitati no Expo, quindi sarà molto difficile che riusciate a gestire un Expo con i comitati no Expo all'interno. Secondo, c'era un progetto molto importante che abbiamo votato in Consiglio Comunale 2 settimane fa, Cascina Merlata, fondamentale per l'accesso ad Expo. Beh, il centrosinistra su Cascina Merlata ha preso 4 voti diversi, uno si è astenuto, uno ha votato contro, uno è uscito, uno ha votato a favore. Come farete, come fareste a guidare un Expo quando neppure sapete come fare a creare quelle opportunità di accesso ad Expo che sono indispensabili per far partire i lavori? Parliamo di ambiente, parliamo di ambiente. La prima domanda è per Letizia Moratti, perché benché il dibattito politico non lo consideri molto, secondo i sondaggi è uno dei temi più sentiti dai milanesi, che stanno più a cuore ai cittadini milanesi. Quest'anno è stato registrato un record di inquinamento da quando a Milano esiste l'Ecopass, proprio nella zona dove è in vigore l'Ecopass. Ecco. Significa che questa iniziativa non ha funzionato? Quali soluzioni proporrà lei per migliorare la mobilità, ridurre il traffico, ma anche ridurre lo smog e l'inquinamento? Sull'inquinamento le misure che abbiamo preso si sono dimostrate efficaci, sicuramente in una città difficile come Milano per il meteoclima che Milano ha. I giorni di superamento di soglia negli ultimi 5 anni sono scesi superamento di PM10 sono scesi da 132 a 86 e il PM10 microgramma per metro cubo è sceso da 53 a 40, quindi soglia europea. Stessa cosa anche per il PM2.5, che tra l'altro è il più pericoloso, siamo a 25 microgrammi per metro cubo, che è la soglia che l'Europa chiede per il 2015. Aggiungo che città che invece non hanno introdotto misure come l'Ecopass, penso per esempio a Torino, è una città che ha, pur avendo un clima ben diverso e migliore del nostro, non ha avuto nessun risultato e ancora oggi è a oltre 130 giorni di superamento della soglia. Proprio ieri, parlando col segretario generale dell'OCSE, che è venuto a trovarmi, mi ha dato il documento che l'OCSE ha pubblicato sulle città e come le città stanno
stanno affrontando il tema dell'inquinamento. Milano è citata per l'Ecopass come una delle città modello nel mondo. Quindi dire che Ecopass non ha raggiunto i risultati, francamente, è profondamente sbagliato. Aggiungo che noi proseguiremo su tutte le misure strutturali per ridurre il traffico e ridurre l'inquinamento, quindi sia il traffico che l'inquinamento, aumentando il trasporto pubblico, come abbiamo già fatto, 1000 corse in più per 10.000 posti in superficie, cambiando la flotta, 400 autobus li abbiamo cambiati con autobus ecologici, integrando il trasporto pubblico con il bike sharing, con il car sharing, ibrido, poi sarà elettrico quando riusciremo, e proseguendo su tutte le misure strutturali che hanno dato i risultati che anche l'Ocse ci riconosce. Giuliano Pisapia, allora, se lei sarà eletto sindaco, manterrà l'Ecopass, lo modificherà, lo cancellerà? Ricordiamo tra l'altro che la sua candidatura è sostenuta anche dai Verdi Ecologisti per Milano. Che cosa farà per migliorare la mobilità e il traffico a Milano e per ridurre lo smog? L'ambiente e l'aria pulita sono due obiettivi fondamentali per il futuro sindaco, perché sono i punti a cui e i temi su cui i cittadini veramente insistono quotidianamente. Quando li si incontra vogliono aria pulita, vogliono respirare aria pulita, vogliono meno traffico, vogliono più mezzi pubblici. Allora sull'Ecopass io dico una cosa molto semplice, che era giusto sperimentarlo, ma che il risultato è stato assolutamente negativo. L'Ecopass, come danno tutti i dati, a Milano ha superato in questi anni di 100 giorni quei limiti massimi permessi dall'Unione Europea di superamento delle soglie e delle polveri sottili, di polveri sottili. Ma quello che è grave è che non ha risolto l'Ecopass né il tema del traffico, se non in limitata parte del centro della città, né tantomeno il problema dell'aria. Del resto l'aria si sposta, è comprensibile. Se non si fa un accordo con l'area metropolitana, il problema dell'aria pulita e del traffico, visto che ogni giorno entrano a Milano 500-600.000 auto dall'Inter, le persone che vengono a lavorare, non si può risolvere. Allora bisogna proprio cambiare linea, cambiare posizionamento rispetto al tema dell'ambiente e del traffico, che sono strettamente collegati. Per fortuna il 12 giugno, insieme al referendum sull'acqua e al referendum purtroppo scippato sul nucleare, ci saranno 5 referendum ambientalisti che dovranno pronunciarsi, daranno la parola ai cittadini di come risolvere il problema. Io li ho sottoscritti a suo tempo, ho invitato a votare sì, lì ci saranno le indicazioni di come risolvere il problema del traffico, che però è un problema complessivo che non si può risolvere con un solo intervento. Io penso al rafforzamento dei mezzi pubblici, a quelle piste e corsie ciclabili che purtroppo sono state fatte solo in queste ultime settimane e che chiaramente non hanno risolto il problema, al bike sharing, che era una buona idea ed è una buona idea, ma che è stata lasciata ancora una volta a metà. Lei sa benissimo, signor sindaco, che siamo a meno della metà di quello che aveva promesso, sia come piste ciclabili che sia come luoghi dove lasciare le biciclette, rispetto al suo programma del 2006. Bene, le vuole replicare? Sì, assolutamente sì. Allora, il mio programma è un programma di completamento rispetto alle tematiche ambientali, quindi con mezzi pubblici che viaggeranno anche di notte dal prossimo mese di settembre, con un incremento delle corsie riservate, con un trasporto pubblico che a chiamata porterà a casa dalla fermata di metropolitana di Capolinea fino alle proprie case. Quindi continueremo a rafforzare tutto quello che abbiamo già fatto, quindi non mi sembra che Pisapia indichi delle strade nuove, indica semplicemente il rafforzamento di quanto abbiamo già fatto, e quindi anche questo sta nel nostro programma. Solo una cosa mi meraviglia, avevo letto che lei era nel 2004 aveva firmato per chiedere la riapertura delle centrali nucleari. Vorrei sapere se ha cambiato idea a questo punto. Ma contro replica di Pisapia, un minuto. Probabilmente si sta inventando qualche cosa. Io ho votato un emendamento che era finalizzato ad evitare la riapertura delle centrali nucleari. Lei legge Libero probabilmente, e si dovrebbe leggere anche la mia intervista di replica e la mia risposta proprio su Libero, cioè un giornale a lei vicino, molto vicino, un giornale abituato. Gli atti parlamentari. Ecco, gli atti parlamentari. Allora li lega tutti, non lega solo, non legge. Lei è stato in Parlamento, non eletta ma nominata dal Presidente del Consiglio come Ministro dell'Istruzione, dovrebbe sapere che ci sono gli emendamenti a scaletta, quindi uno vota un emendamento per impedire che possa essere però votato l'impedimento superiore. Ma mi faccia rispondere centrali sulle cose serie, non sulle cose inventate. Questa è seria.
Sì, ma io le ho già risposto, lei sa benissimo, perché se leggesse gli atti parlamentari capirebbe che quello che lei dice non è e non corrisponde al vero. Quello che mi colpisce invece è che lei dice faremo, continueremo a fare, proseguiremo, ma questi erano tutti impegni che sull'ambiente e sul traffico lei si era presa già nel 2006. Quelle sue parole sono la dimostrazione del suo fallimento, perché se uno non riesce in 5 anni a portare a termine nemmeno la metà dei progetti che si era impegnato di portare a termine, vuol dire che ha fallito. Mi dispiace dirlo. Allora, a proposito di progetti, continuiamo parlando di opere pubbliche. Già ne avete accennato voi nelle varie risposte che avete dato durante questo confronto, questo faccia a faccia. Parliamone però più in dettaglio. Partiamo da Pisapia. L'attuale amministrazione ha promesso che per l'Expo saranno operative 2 nuove linee della metropolitana. Sarà così? Una delle opere milanesi più grandi per i prossimi anni dovrebbe anche essere questo megatunnel che collegherà Linate e Rho. Ecco. E il tunnel si farà o no? Se lei sarà sindaco lo sosterrà? Entriamo un po' anche nel dettaglio. Sulle linee delle metropolitane sono indispensabili, saranno assolutamente utili. Dico semplicemente che erano già un impegno che il sindaco Moratti si era presa nel 2006 e malgrado questi i lavori non sono ancora iniziati e credo che il primo cantiere sia stato aperto recentemente. In compenso sono state allungate di 3 fermate alcune linee che già esistevano da tempo e creando però dei problemi perché non sono stati organizzati, non sono stati costruiti i parcheggi di interscambio. Se non ci sono i parcheggi di interscambio non serve nulla fare nuove stazioni della metropolitana che comportano più danni per i cittadini, perché evidentemente chi viene dall'esterno, chi viene dall'intramilanese, chi viene dall'area metropolitana si ferma, non trova il parcheggio e purtroppo parcheggia vicino alle abitazioni di chi abita in quella zona e di chi abita in quel quartiere. Da questo punto di vista credo che a livello di lavori pubblici c'è da fare, ma con impegni ben precisi, che non ci siano cantieri che durano 5 o 10 anni come troppo spesso è avvenuto in questo periodo, perché quei cantieri che durano 5 o 10 anni non solo rovinano le parti belle della città, ma incidono profondamente anche sull'economia della città. Ci sono negozi, ci sono piccoli esercizi commerciali o anche grandi esercizi commerciali che sono falliti perché delle piazze sono state, per fare delle opere pubbliche, bloccate per mesi, per anni, addirittura per 12 anni come è avvenuto per alcuni parcheggi che già erano iniziati col precedente sindaco Albertini che sono stati proseguiti ma poi bloccati da parte dell'attuale sindaco. Basti ricordare una cosa che è veramente un colpo al cuore per i milanesi, il parcheggio alla Darsena. È stato permesso di fare un parcheggio nel posto più bello di Milano, è stato bloccato poi dal sindaco, adesso Milano rischia di pagare oltre 8 milioni di euro di penale perché si è tentato in maniera purtroppo irregolare di rescindere un contratto che invece proprio la giunta di centrodestra aveva scelto di firmare e di sottoscrivere. Letizia Moratti, le priorità nelle opere pubbliche se lei sarà riconfermata sindaco? Le priorità saranno proseguire nelle riqualificazioni di tante aree della città di Milano, ne cito alcune, ma per esempio il Parco Trotter che è una bellissima area che vogliamo riqualificare, cito la prosecuzione della costruzione, forse queste possono sembrare meno importanti, ma sono opere pubbliche anche queste altrettanto importanti, l'apertura di altri centri socio-ricreativi per gli anziani nelle periferie, l'apertura di altri asili nido in periferia, l'apertura di altre biblioteche in periferia, 3 sono già in fase di realizzazione, in Via Gola, sui Navigli, quindi forse piccole opere pubbliche, ma opere pubbliche che sono importantissime per la vita dei cittadini. Sono tante le aree che intendiamo riqualificare, proseguendo un lavoro che abbiamo fatto. Vede, il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che abbiamo fatto senza incidere sulle tasche dei milanesi, quindi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto senza mettere la compartecipazione all'IRPEF, unica città, e senza aumentare le tariffe. Non abbiamo aumentato le tariffe dell'acqua, che è la più bassa d'Italia e rimarrà pubblica, nonostante si voglia far credere il contrario. Non abbiamo aumentato le tariffe del biglietto del tram, che è ancora a 1 euro ed è il meno caro d'Italia. Quindi proseguiremo su una politica che porterà infrastrutture, porterà anche verde, nuovi parchi. E io a proposito di questo volevo solo far vedere che quello che aveva detto Pisapia non era vero rispetto alla
piano di sviluppo del territorio, perché nel piano di sviluppo del territorio noi non consumeremo suolo pubblico, realizzeremo nuovi parchi, realizzeremo verde in più, e questa è una tabella molto precisa che indica quant'era il consumo di suolo pubblico prima e quanto sarà dopo, quindi molto preciso, quindi tante opere anche minori. Come il completamento dell'asfaltatura delle strade, che noi da 250 abbiamo portato a 600 e dovremo portare a 1000. Allora, abbiamo ancora un tema che possiamo affrontare prima poi della chiusura, la criminalità. Per questa domanda però abbiamo solo un minuto di tempo. Allora, partiamo dalla Moratti. Secondo la Procura di Milano, anche sul territorio milanese si paga il pizzo. Che iniziative prenderà lei, se sarà riconfermata sindaco, per arginare questo fenomeno? Io credo che questo è un problema che riguarda tutte le città nelle quali c'è ricchezza, e quindi il livello di guardia su questo deve essere altissimo. Milano, per quanto riguarda ovviamente la parte che compete a noi come comune, abbiamo un patto per l'integrità che ci ha consentito in questi anni di escludere moltissime aziende, moltissime ditte dagli appalti pubblici, moltissime ditte che non garantivano la sicurezza nei cantieri, che non garantivano il pagamento regolare dei contributi. Quindi saremo rigorosissimi, così come io ho chiesto e ottenuto di avere dal governo una commissione di alta vigilanza sulle opere Expo, perché attraverso questa commissione di alta vigilanza e il GICEX, che è il gruppo Interforze, sicuramente riusciremo ad essere più vigili e più sicuri nei controlli anche sui cantieri della criminalità. Aggiungo che ci saranno liste bianche e ci saranno tracciabilità dei flussi anche per quanto riguarda quindi i subappalti, che sono là e là dove si può annidare la criminalità. Giuliano Pisapia, lei noto avvocato penalista, da tempo chiede sulla criminalità la costituzione di una commissione antimafia, addirittura all'interno del Consiglio Comunale. È convinto delle infiltrazioni camorristiche e mafiose nelle strutture del nord? Ecco, se sarà eletto sindaco, cosa farà per combatterle? Purtroppo sono convinto, ed è quella delle infiltrazioni mafiose anche a Milano, sul territorio del centro della città, e sempre di più dobbiamo temere, e quindi dobbiamo creare gli argini durante nel periodo dell'Expo, quando si apriranno cantieri. Le infiltrazioni mafiose sono presenti a Milano, noi dobbiamo contrastarle con forza. Un negozio su 5 paga il pizzo. Ci sono scambi di società, acquisti di società decotte che sono inquietanti dal punto di vista della possibilità delle associazioni mafiose e della criminalità organizzata di incidere pesantemente sull'Expo. Qua io credo che sia stato estremamente grave l'opposizione del centrodestra alla proposta di commissione antimafia a Milano, perché ce lo ricordiamo tutti, la commissione antimafia presieduta dal professor Smoraglia, proprio di Milano, aveva veramente costruito, creato una serie di interventi che prevenivano l'infiltrazione mafiosa. Proprio la cancellazione di quella commissione è stata uno dei motivi principali per cui la mafia è riuscita a incidere a Milano e arrivare purtroppo anche in posti vicini a alcuni consiglieri comunali del Popolo della Libertà. Bene, ultima domanda per la quale non abbiamo la possibilità di replica. 30 secondi. La commissione antimafia in consiglio comunale non avrebbe avuto competenze. Noi abbiamo chiesto al prefetto e sulla base di quello che la prefettura ci ha indicato abbiamo preso una decisione, ma credo che l'avvocato Pisapia queste cose dovrebbe saperle. Sì. Infatti, 15 secondi anche a lei. Infatti bisogna essere capaci, avere la forza, e Milano deve avere la forza politica di fare una commissione antimafia in un rapporto corretto con la magistratura e le forze dell'ordine. La commissione antimafia l'avete bocciata, in modo da incidere pesantemente sulle possibilità di contrastare l'infiltrazione. È un po' nervoso. Scusate, se mi lascia parlare, forse ci toglie anche però più la possibilità di porgere l'ultima domanda, che è molto importante. A mio parere, quali saranno i primi provvedimenti che prenderà lei, Pisapia, se sarà eletto sindaco di Milano nei primi 100 giorni di governo? Innanzitutto, voglio dire che conosco bene Milano, io fin da bambino mi sono occupato di volontariato, ho fatto lo scout, poi sono stato volontario nella Croce Rossa, ho girato i quartieri più poveri e i quartieri meno poveri, e posso dire che Milano ha bisogno di tanto, e soprattutto nei primi 100 giorni noi dovremo
dare a Milano quell'aria pulita che, o almeno l'inizio di quell'aria pulita che purtroppo non c'è, ma è in due direzioni, aria pulita come aria che respiriamo. Oggi l'area di Milano comporta che oltre 3.500 persone ogni anno vengono ricoverate, tra cui tantissimi giovani, per motivi di asma o per malattie ancora più gravi dovute proprio all'aria respirabile, ma aria pulita anche come trasparenza, e da questo punto di vista la Commissione d'Antimafia e questo organo di garanzia che abbiamo presentato proprio ieri con il professor Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, saranno strumenti che daranno possibilità di contrastare le infiltrazioni mafiose e di dare quella trasparenza a Milano, al comune, all'interno del comune, sugli appalti e sui subappalti che purtroppo in questo periodo non c'è stato. E poi ci sono alcune idee che ho ben presenti e che riusciremo a realizzare in tempi brevi, perché abbiamo già studiato anche le idee di come e dove trovare le risorse, che si dice che non ci siano, ma invece se si eliminano gli sprechi le risorse ci saranno. Basti pensare al fallimento della Zincar, lei lo conosce perfettamente, che è una società del comune che ha lasciato un debito di praticamente 20-30 milioni di euro. Basti pensare a Milano Ristorazione o a Milano Sport, che danno un debito al comune Milano, quindi alle tasche dei milanesi, di 5-7 milioni di euro. E basti pensare a Metroweb, che è stata una svegliata di un bene comune che doveva rimanere a Milano. Da questo punto di vista io ho due idee. Una è quella di far sì che nei primi sei mesi ci sia wifi gratuito a Milano, in tutta Milano, non solo per i giovani ma anche meno giovani, e poi credo fermamente che sia possibile far sì che, ed è un ringraziamento per i nostri anziani, che i nostri anziani, chi ha più di 65 anni, possa avere l'utilizzo dei mezzi dell'ATM gratuitamente. È un dovere che dobbiamo i primi provvedimenti più urgenti nei primi 100 giorni di governo. Continueremo nel lavoro che abbiamo fatto sulle piccole e grandi cose. Continueremo con l'asfaltatura delle strade, continueremo con l'illuminazione delle strade, continueremo a dare garanzie per il credito sportivo, che garantisce a tantissime associazioni sportive di poter far sì che tutti i nostri ragazzi pratichino lo sport, che è salute e benessere. Continueremo a garantire al volontariato di poter lavorare con il comune in una visione non veterocentralista, ma in una visione di collaborazione, di partnership tra il pubblico e il privato, perché il volontariato è una grande risorsa, e proprio da poco abbiamo approvato la possibilità di dare una garanzia al volontariato perché possa avere le fideiussioni bancarie per poter avere tutte quelle facilitazioni che il volontariato merita. Realizzeremo il piano di sviluppo della città, il piano di governo del territorio, con le 5.000 case che nei primi anni saranno possibili da realizzare, oltre a quelle 6.000 che abbiamo già realizzato, a costi moderati per i giovani, le coppie e le famiglie e le giovani coppie. Continueremo in una politica moderata perché la mia formazione professionale è una formazione professionale moderata, vengo da una famiglia moderata, tutta la mia vita ne è una testimonianza. Credo, a differenza del candidato Pisapia, che è stato dalla Corte d'Assise giudicato responsabile di un reato, il reato di furto di un veicolo che doveva essere un veicolo per il sequestro e il pestaggio di un giovane. Corte di Assise, sentenza della Corte d'Assise, giudicato responsabile e amnistiato. L'amnistia non è assoluzione. Il nostro faccia a faccia termina qui. No, perché invito tutti, invito i nostri candidati. C'è un falso di cui risponderà. Stretta di mano. Le sentenze finali sono quelle. Spero. Invito a una stretta di mano finale, se lo volete. È una cosa vergognosa. È una sentenza della Corte d'Assise. No, c'è un appello. Lei lo sa che ci sono tre gradi di giudizio? Purtroppo il nostro tempo è terminato. No, grazie e arrivederci. Questa cosa... Finale incandescente di questo faccia a faccia per le gravi accuse rivolte da Letizia Moratti a Giuliano Pisapia. Il format televisivo e le regole condivise hanno impedito a Pisapia una controreplica. Per correttezza giornalistica riteniamo importante riportare quanto da lui dichiarato in proposito.
Io sono stato vittima di un errore giudiziario e sono stato assolto per non aver commesso il fatto, quando addirittura c'era la formula dell'insufficienza di prove, ha detto Pisapia. L'avvocato ha in particolare precisato che dal concorso morale in furto d'auto, seppur coperto da amnistia, è stato assolto perché risultava evidente la sua innocenza e che a tale proposito metterà la sentenza a disposizione di chiunque la vorrà leggere. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.